Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Oggi siamo qui per provare Batman Arkham Asylum su PS5. Naturalmente, qua sotto il video, come sempre, metto un super commento, un bel mi piace. Siamo naturalmente sempre in streaming. Ottimo risultato, l'abbiamo avuto anche con Castlevania. Proviamo a questo punto anche con Batman Arkham Asylum, uscito naturalmente gioco dell'anno, vi ricordo, uscito nel 2012. E vediamo come si comporta. Allora, vediamo di testare questa retrocompatibilità, perché secondo me è qui che forse riusciamo a capire. È vero che è in streaming, però sempre un risultato buono lo si deve avere, perché i giochi sono più scalati almeno. Ah già, perché una volta l'avevo fatto, pare anche fatto partire. Vabbè, ne facciamo una nuova, diversa. Alziamo un po' la luminosità. Ah, addirittura con gli occhiali. Oh. Mettiamo i sottotitoli e continuiamo normale, dai. Così ci facciamo anche un vecchio ricordo del Batman Arkham. Non piangiamo. Ah, tra l'altro vi ho già portato la serie, quindi vi lascio in descrizione tutta la serie se ve la volete riguardare. Si vede meglio rispetto all'originale. Inizio non me lo ricordo, vi dico la verità. Stai indietro, stupido, ho una bomba! Oh, certo! Ah, se avessero fatto un gioco su Joker. Vabbè. Attendiamo questa cosa a Night, dai. Non voglio essere pessimista già. Però avrei preferito un gioco su Joker. Ehi, Sharpie, come hai sistemato bene questo posticino? Perché io sono il direttore Sharp. Bulls? Ehi, Frankie, come vanno la moglie e i figli? Vi sono mancato? Chiudi il becco. C'è qui un sacco di gente che vuole parlarti. Davvero? Non mi dà fastidio camminare. Ehi, non così, ragazzi. Mi rovinate il vestito. Sbattete fuori quello schifo di relitto umano. Direttore, c'è qualcosa che non va. Vado con lui. Sempre nel mirino. Non perdetelo di vista. Sicuramente molto più chiaro. Tardi, Cash. A proposito di tempo, tic toc tic toc. È un coccodrillo quello che sento. Che cosa c'è, dottore? Mi aggiunga per domani alle 4. Diciamo che forse le texture non aumentano tantissimo, cioè si aumenta un po' di salve paziente. Di luminosità sicuramente, però direttore del manicomio di paziente nuovo. Sono quell'idiota del direttore! Non riuscirai mai a scappare! Ehi, Joker! Capo, hai sentito parlare di Bill Gates? Ehi, ci vediamo presto, capo! Sì. Joker! Sì. Ciao, ragazzi. Lo stato dei capi... Sa che non lo vedete presto. In quello sfortunato incendio i miei uomini potevano farsi male. Devo andare a controllare il prigioniero, agente Bulls. Va bene, ma sii veloce. Seguo le procedure. Il paziente si presenta in condizioni soddisfacenti. Avrebbe riportato ferite minori, si ritiene, nelle ultime 2 ore. Sembra che ci sia... Vedi misurarmi la febbre? Non vedo l'ora di abbassare le mutande. È tutto vostro. Portatelo fuori di qui. È a posto. Aprite la porta.
Aia. Beh, avete sentito cosa ha detto la signora? La signora. La senti l'eccitazione nell'aria? No? Deve essere stata una delle guardie, allora. Croc, vecchio mio, sei tu, vero? Prepariamoci. Che ti prepari? Tenete sempre le armi puntate. Voi mettete insieme Joker e Killer Croc che state inguaiati, amici. Questo non c'entra neanche. Se che cosa fa? Io. E che può fare? Sento il tuo odore, Batman. Ti darò la caccia. Collerino, quella bestia va contro l'altro. No, secondo me si incacchia di più. Sarà un utile, Collerino, a impedirmi di ammazzarti, Batman. Stramperò via la carne. Mangerò anche le ossa. Adesso che ci penso, devo assolutamente procurarmi un paio di scarpe nuove. Ok, muovetevi. Andiamo tutti? Vengo anche io? Che c'hanno queste scarpe che non vanno bene, cioè? State fermi. Come mai hanno fatto passare Batman Benta dalla sicurezza? Benta serata per una festa. Non dove vai tu? La notte è giovane, Batman. Ho ancora un paio d'assi nella manica da giocare. Aia. A proposito, non trovi strano che sia bastato un incendio a Black Gate per trasferire qui qualche centinaio dei miei uomini? Pensavo di averti detto di stare zitto. Oh, Frankie. Stai calmo. Dovresti imparare a tenere chiusa quella bocca larga che ti ritrovi. Che taglio che c'hai? O finirai nei guai. Dimmi una cosa. Non ti sei mai lasciato catturare così facilmente? Che cos'è che vuoi veramente? Ah, niente di che. Solo qualche centinaio di morti tra atroci sofferenze. Il modo più orrendo per concludere un'inutile esistenza. E tutto grazie a te e a una scatola di fiammiferi. Ho risposto alla tua domanda? Tutti i pazienti devono evitare contatti con i detenuti provenienti dal carcere di Blackgate. Che cos'è? Da dove sei? Prendi una torcia, illuminalo. La loro presenza in istituto è temporanea. Cosa? Non ti fidi di me? Il nostro ospite è arrivato. Gli ali inferiori della terapia intensiva sono attualmente a livello rosso alfa. E così sei tornato. Hai ammazzato tre dei miei uomini l'ultima volta che sei scappato. Solo tre? Mi assicurerò di andare molto più sul pesante la prossima volta. Che ne dici di puntare? Seratona, Jim. Joker fa irruzione in municipio, prende in ostaggio il sindaco e mi molla la gestione delle squadre anticrimine. Già qua è abbastanza scuro, però. Sì, è stata una bella nottata. Speriamo che sia l'ultima con lui. Sì, certo. Mi spiace, Batman, hai ammesso solo il personale di Arkham. Le garantisco che se c'è qualcuno di qualificato... Senta, apprezzo l'aiuto, ma farebbe sicuramente innervosire i detenuti più violenti. Credo che si riferisca a te, Batman. Non fare il timido, Batman, sei sempre benvenuto qui. Devo dire che è bello tornare. Tutto bene? Si è arreso senza opporre resistenza. Non mi convince. Se non altro è tornato al posto che gli appartiene. Dai, alzati, faccia! Joker è libero. Avvertite il direttore. Che fa quello a fianco? Balla! Ballava. Che ti venga un colpo! Ta-da! Tesoro, sono a casa. Entra pure. Benvenuto in manicomio, Batman. Ho preparato una trappola e l'hai fatta scattare alla grande. E ora abbiamo inizio allo spettacolo.
Ok, e vediamo come riusciamo a combattere. Ok. Alcune cose me le ricordo, chissà perché istintivamente alcune cose me le ricordo. Allora, non mi ricordo come cavolo si cura. Okay. Ecco, ok. Allora, avete di subire danni? Aia! Pensavo sarebbe stato più facile. Non abbiamo lottato tanto bene, non fa niente, ok, così. Siamo intrappolati qui. Ah, così si correva, ok. Troverai il controllo dei cancelli di sicurezza. Troverò il modo di uscire. Gordon, prova a metterti in contatto con il direttore, informalo su quanto è successo, torno subito. Non fare promesse che non puoi mantenere, Batman. Il manicomio è sotto il mio controllo. Non andrai da nessuna parte se non sono io a volerlo. Se pensi che ti permetterò di scappare... Bla bla bla, sempre quel tono da eroe! La tua vista comincia ad annoiarmi. Perché non vieni a cercarmi? Ok. Ci la via libera. Vai! È normale. Certo. Ok. Ovunque vada quel pazzo, semina la morte. I pazienti sono pregati di assumere i medicinali ogni giorno all'ora prescritta. Fate bravi. Avviso, allarme intruso a livello B3. Io non sono indeciso se... Avviso, allarme intruso a livello B2. No, ok, c'era quello che si poteva fare a terra, eh. Parla di qua. Da questa parte. Arrivo, arrivo, arrivo. Intruso a livello B6. Cosa è successo? Nonno, quanto sei brutto. Sei fortunato a essere ancora vivo. Deve essere andato da questa parte, la porta è bloccata. Proverò ad aprirla. Serve aiuto in sala di pacificazione. Ripeto, serve aiuto in sala di pacificazione. Nessuno mi sente. Sala di pacificazione. Sono con Batman. Pronto. Dove sono? Qua sotto. Ti serve aiuto? No, preferisco lavorare da solo. Zazza è libero! Oddio, ha preso Mike! No! Franklin, mi senti? Sta calmo, arrivano gli aiuti. Vado? Porta chiusa. Mi apri tu? La sai aprire? Aia. Sì, così, dai, grande. Ce la fai? Guarda, questa non è capace. Cioè, fammi capire, fai sempre la stessa cosa. Vabbè, questo è cretino, andiamo dall'altra parte. Vediamo se da qua. Oracle, mi senti? Forte e chiaro, come va? Joker è scappato dalla custodia, gira libero per Arkham. Hai bisogno di qualcosa? Mio padre è ancora lì. Il commissario Gordon sta bene, Joker non è molto lontano. Mi tengo in contatto. Metti giù l'interruttore, Zaz. Per favore, dovete salvarlo. Grazie al cielo. È Zaz. Ha preso Mike. È legato a una sedia. Zaz ha perso la testa. Aspetta qui. Non puoi uccidere Mike se vede qualcuno che tenta di avvicinarsi. Non mi vedrà. Se vedo qualcosa che assomiglia a un pipistrello, questa guardia muore. Avete che sentito? Fisichetto che c'hai? Ok, penso quindi una strada diversa. Tipo dall'alto? Tipo da qua? Vediamo. Lo sorprendiamo dal bagno e ci caliamo in te. Ciao ragazzi. Basta.
Non ti ha fatto niente. Lascialo andare. Zazza ha catturato il mio compagno. Lo farà finire arrosto. Faccia qualcosa, per favore. Faccia, mi viene lei. Sono occupato, devo andargli alle spalle. Seguo. Devo avvicinarmi a Zazz quanto basta per colpire. Per terra mi vedrebbe arrivare, quindi resto in alto. Ok. Ben velocemente. Allora, usiamo l'area tecnica per individuare gli oggetti in 3D. Se mi aggrappo con il rampino, questi vecchi gargoyles dovrebbero reggere il mio peso. Ok. Calcio volante? E calcio volante sia! Zazz è fuori gioco, ma non per mostri. Qualcuno rispedisca quella bestia in cella! Questo è morto, no? Mi senti? È acceso! Oh, ciao, Batman! Queen. Ciao, Harley! Queen. Ti piace la mia nuova uniforme? Sempre uno spettacolo. Sexy, eh? E non hai ancora visto tutto? Un secondo, Batman! Meno male che stava bene. Il vecchio Sharpie è contentissimo. Sharpie. Nel caso in cui non l'avessi ancora capito, oggi Joker torna a casa e tu sei l'ospite d'onore. Hai una possibilità di arrenderti, Queen. Qua per esempio Batman si vede benissimo. Ora sono i detenuti a gestire il manicomio. Tecnicamente sono tirapiedi di Joker arrivati da Blackgate, ma giusto per darti un'idea. Ciao ciao. Schiazzato. Batman, mi ricevi? Oracle, sono qui. Il manicomio di Arkham è sparito dalla rete. Ha preso il controllo del sistema di sicurezza. Deve averlo isolato dalla rete di distribuzione. E non è tutto. Secondo la polizia ha piazzato bombe in tutta Gotham. Dice che le fa esplodere se qualcuno mette piede sull'isola di Arkham. Per ora la notizia non è ancora resa pubblica, ma è solo questione di tempo. Mente. È solo una scusa per distrarre l'attenzione. Come fai a saperlo? Lo conosco. La stanza è chiusa. Non riesco ad aprire il cancello. Siamo bloccati qui dentro. Prova con la radio. Chi sta al controllo dovrebbe riuscire a chiudere il cancello. Harley pensa di avermi intrappolato qui dentro. Non è mai stata un tipo brillante. Ok, parliamo con la guardia. Lo tengo a bada. Non andrà da nessuna parte. Zazz alla fine verrà riabilitato. Per queste cose ci vuole tempo. Sarà un paziente difficile da curare. Su cosa basi la tua opinione? Sul fatto che ha centinaia di cicatrici da ferite autoinflitte sul corpo. Ce n'è una per ogni vittima che ha fatto. Chissà come farà quando non avrà più posto per altre cicatrici. Sono sicura che reagirà alla cura prima che questo succeda. Non farti prendere troppo dalla cura o rischi di diventare la sua ultima cicatrice. Vabbè. Allora, vediamo di capire se c'è una zona per uscire. Lo tengo a bada. Bravo, fai bene. Allora, di qua no. Forse da qua. Allora, toglimi la modalità, così vediamo di capire. È uscito, Batman ha trovato il modo di uscire. Batman, ti inserisco nelle comunicazioni radio delle guardie. Grazie. Ci sono altri detenuti di Blackgate, vicino alla caldaia. Che c'è dietro di loro? Oh mio Dio, è Joker. È libero! Come ha fatto a uscire? Mi spiace, è saltato tutto. Le comunicazioni vanno e vengono senza controllo. Così non va. Ci riprovo. Meraviglia, ok. Ah, pure lui si è aperto però. È tutto chiuso. Non c'è modo di entrare né di uscire. Maledizione. Siamo in trappola. Ma basta, no. Posso andare di qua, penso. Che roba è questa? La tossina di Joker. Ascoltate, la stanza è piena di gas velenoso. Chi resta dentro morirà. Hai intenzione di andare ad aiutarli, Batman? Eh certo, se no... Che ci stiamo a fare qua, no? Andiamo, andiamo, rapido, rapido. Perché fanno tutto questo rumore? Perché stanno morendo. Questo non è un semplice tentativo di evasione. Joker deve aver ben pianificato tutto questo. Aiutatemi! Oh, scusami.
Andrà tutto bene, resta qui. Corri per saltare. Mi è arrivato Batman! Cerca di resistere ancora un po', Steve! Non ce la faccio! Fra poco cado! Sì? Vado a cercare l'animale che ha fatto tutto questo. Batman, l'impianto di estrazione! Steve stava cercando di raggiungere la centralina in fondo alla stanza! Non posso credere che mi abbia abbandonato qui quel figlio di... Quel figlio di... Bam! Vedi che ti ha salvato? Oh, ho sbagliato, ero convinto. Allora, come la data che ti lascia il ventilatore? Penso dobbiamo attivare quello e quello e quell'altro. Vabbè ragazzi, io penso una piccola infarinatura ve l'ho data, così in maniera tale da farvi rendere conto di quanto possa valere anche Batman Arkham Asylum su PS5, ma in streaming. Ci vediamo sul prossimo video, scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate.